Eccoci e partiamo subito da questo titolo di giornale, il Corriere della Sera di lunedì scorso: lavarsi meno e senza sapone, la moda dell'igiene etica. È una moda che cresce un po' in tutto il mondo e che raggiunge anche l'Italia. Insomma, vogliamo riflettere, Gabriele, su un tema che sembra soltanto apparentemente banale, ma che banale non lo è affatto: se ritmi moderni e tendenze ci abbiano imposto di lavarci troppo spesso rispetto a quanto invece si faceva 40 anni fa, quando le docce, come dire, erano meno abituali rispetto ad oggi. E l'altro tema sul quale vorremmo riflettere è se di fatto saponi e deodoranti alla fine ci fanno più male che bene. Queste sono domande importanti. Domande importanti, e cercheremo di capire qualcosa in più anche, insomma, rispetto alla cura doverosa del creato. Lo facciamo con i nostri ospiti, lo facciamo con l'amica Lucia Cuffaro, che finalmente è tornata qui e siamo noi, presidente del Movimento per la Decrescita Felice, che oggi, come sempre, ormai lo sapete, dispenserà preziosissimi consigli non solo amici della nostra salute ma anche appunto dell'ambiente. Benvenuto anche a Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF, volto storico dell'ambientalismo in Italia. Io lo dico subito, Pratesi, insomma, questa filosofia del lavarsi con moderazione lei l'ha sposata da sempre, tantissimo tempo fa, l'ha resa pubblica anche una decina d'anni fa. In maniera spontanea, senza nessun simbolo di nessun genere, se no. Mi hanno chiesto: che fai? Faccio questo. E tra poco ne parliamo, tra poco la spieghiamo bene. Ben arrivato anche Antonio Cristaudo, responsabile del servizio di dermatologia allergologica dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma. Pratesi, approfondiamo subito. Che vuol dire lavarsi con moderazione? Qual è questa filosofia che lei ha sposato? Lavarsi quando serve. Se uno è sporco deve lavarsi, se uno è pulito non deve lavarsi quasi mai. Io capisco quando facevo sport, sollevamento pesi e canottaggio, c'è la doccia sempre, ma quando uno fa una vita più o meno sedentaria come quella che facciamo tutti noi, uno si lava, fa il bagno, non la doccia però. Ecco, bagno, non la doccia, perché la quantità doccia d'acqua mai, no? Doccia mai, fa diventare pure i calvi. Ah, ecco perché. È così. Una volta alla settimana, una vasca non piena e si sta benissimo. No, però mi faccia capire, Pratesi, la scelta del bagno alternativa alla doccia dipende dal fatto che non vuole sprecare l'acqua? No, è più comodo. Gli antichi romani facevano il bagno, semplicemente la doccia per questo. È una stupidaggine moderna con questi schizzi tremendi. Invece bisogna fare con sapienza, perché il bagno non è una cosa che si fa così, si fa godendo istante per istante. Brava. E questo si fa bene. D'altra parte, un bagno che consuma 60, 70, 80 litri e c'è meno, consuma meno acqua del tuo dolce. Gente, fa la doccia anche tutti anche questa, i giorni. Anche questa cosa, la differenza tra doccia e bagno, secondo me è un po' figlio dei nostri tempi, perché la doccia la si fretta. Fa veloce, insomma, tutto al volo. Ecco, benissimo, ma c'è gente che fa la doccia non una volta, due volte al giorno. C'è gente, leggete il romanzo di Montalbano, e quello sono ogni volta che mi ha fatto la doccia. Ma come piace fare la doccia? Ma perché lo fai? Ma perché così? E poi prendo caffè pure fa male. Tutte queste abitudini, fumare non ne parliamo, e bere, cioè bevo whisky. È un brutto insegnamento quello che dà. Senta, però si posso chiederle quante volte, ecco, lei diciamo ha detto in una Montalbano, l'abbiamo visto sotto un'altra luce adesso, questa delle docce ripetute. No, come si regola? Abbiamo detto una persona che quando si fa sport, ha detto un'eccezione, ma insomma una vita moderatamente sedentaria, quante volte il bagno e come si regola con il lavarsi la faccia, allora, i denti? È stato spiegato già ventina di articoli e anche interviste che già una decina d'anni fa, allora, il Corriere. C'è anche un libro che ho fatto tanti anni fa che si chiama Ecologia Domestica. Ecco. Allora uno deve lavarsi dove serve, fare la doccia e a bagnarsi in maniera, diciamo, indiscriminata. Uno si lava le ascelle naturalmente, i piedi naturalmente, le parti basse naturalmente, quello ogni volta che serve, ma non sempre. I denti si lava la mattina, ma non uno, l'altro giorno mi hanno fatto un'intervista, ma uno si sveglia e c'è l'alito cattivo. Ma tu non devi lavarti i denti prima di aver fatto colazione, fai colazione e poi ti lavi i denti, fai il pranzo, certo, ti lavi i denti, certo, la cena ti lavi i denti, ma non te la devi fare così. Tu devi lavarti i denti, calma. No, ma in famiglia come l'hanno presa questa cosa qua? Ma fino, naturalmente mia moglie è felice perché anche lei esattamente la pensa come me. E questo vuol dire, ho dei figli, ho una vita di relazione, non pensi che io sia come Mauro Corona che vivo in montagna. Ecco, perché Corona ha detto che se ne fa una al mese. Vabbè, lui è gagliardo, ma lui è più giovane di me, io sono più vecchio, per cui posso anche permettermi. Però devo dire che
Io non ho problemi, vivo con tutta la gente, coppe e tutto, lei che mi diceva, ma Fulco, ma guarda, cambiati, vabbè, mi chiamo la camicia quando serve. Serve cercare, non tanto per il consumo dell'acqua, che è anche molto importante, visto che siamo i primi in Europa come consumo, ecco. 250 litri. 250 a testa ogni giorno? A testa, che ogni è giorno. Una cifra esagerata. Ma, però sì, sì. No, qual è la ragione? No, io, ecco, però volevo chiedere, prima della risposta, volevo chiedere la ragione vera, profonda, per cui veramente tanti anni fa ha sposato questa filosofia. Sono nato. Allora, siamo famiglia di 7 bambini, eravamo in campagna. In Spagna c'è ogni tanto, con tutti questi, la stessa vasca, la stessa acqua. E c'era anche la fila, immagino, per andarci. C'era anche la fila. Ma poi questo si entra proprio in questa specie, uno che vive in campagna, in natura, non ha mai queste pulsioni tenaci di lavarsi sempre. E diventa anche viaggiando, io viaggiato in tutto il mondo, e uno deve... andando in montagna e altro non ha bisogno di tutte queste abluzioni, anche facendo sport, certamente quando facevo sport, sollevamento pesi, certo, canottaggio e altro, la doccia alla fine della partita c'era sempre. Simone ride già perché sa come lo presenterò. Io non voglio dire niente, spero veramente. Diamo la battuta per fatta, diciamo. Vabbè, diciamo che possiamo andare avanti, possiamo insomma, guarda e passa oltre, insomma. Meno male, diteci che cosa pensate della filosofia del lavarsi meno e del tutelare anche l'ambiente. La trovate esagerata oppure vi convince? Fatecelo sapere, ma oggi vogliamo sapere anche un'altra cosa, ovvero quanto sapone utilizzate quotidianamente. Ne comprate tanto e di vario tipo oppure ne usate poco e per più scopi? Fatecelo sapere, 822 88 96, questo è il numero da chiamare per lasciare un messaggio in segreteria, oppure se volete potete mandarci una mail a siamonoi@tv2000.it, potete scriverci un commento sulla nostra pagina Facebook, mentre se andate su Twitter potrete vedere e rispondere alla domanda: lavarsi meno e senza sapone per aiutare la salute e l'ambiente. Siete d'accordo? Al momento 18% sì, altri 82% no. Ricorda di dare risultati alla fine, che mi raccomando, mi raccomando. Allora, è arrivato il momento di coinvolgere anche il professor Cristaudo e Lucia, e io inizio da lei, professore, perché Pratesi ci ha illustrato molto bene la sua filosofia. Io intanto sbirciavo, guardavo anche proprio la pelle, mi sembra una pelle in ottimo stato, quindi lei da medico che cosa ne pensa? Guardi, da un punto di vista strettamente dermatologico non esistono delle regole per dire che uno deve lavarsi una volta a settimana, una volta al giorno, due volte al giorno, non esiste. Esistono del soggetto, quindi esistono degli individui che per condizioni cutanee, ma più che altro per attività lavorativa che svolgono, necessitano naturalmente di fare una doccia, il bagno, quello che preferiscono tutti i giorni. Se noi pensiamo a un lavoratore che lavora su un trattore tutti i giorni, è normale che poi la sera vada a fare la doccia. Come diceva il professor Pratesi, una persona anziana che svolge un'attività di tipo non con grande attività di tipo fisico, probabilmente è vero, non ha ragione di lavarsi tutti i giorni. Esistono dei soggetti per caratteristiche cutanee, perché presentano determinate malattie della cute, che hanno la necessità di lavarsi. Per cui tutto questo... Quindi non esiste un protocollo. Non esiste, diciamo, un protocollo da un punto di vista scientifico. Non è detto che io devo fare lo shampoo tutte le mattine, o una mattina sì, o una mattina no, o una volta a settimana. Esistono diversi soggetti, uno che ha una dermatite seborroica naturalmente avrà necessità di lavare i capelli, di fare uno shampoo più frequentemente. Ma quindi troppa acqua sulla pelle non disidrata? No, troppa acqua sulla pelle non disidrata. Bene, ecco, quello che in qualche modo può far male è l'uso eccessivo di determinati detergenti. Ecco, tra poco parleremo dei detergenti, però perché non qui è abbiamo tanto l'acqua sulla pelle non fa male. Io però voglio sapere questo, perché appunto lei ha spiegato bene che non esistono protocolli, perché poi siamo diversi come persone, certo, no? Cioè, al di là dell'aspetto lavorativo, cioè chi suda di più, chi suda di meno, insomma... L'età. Non è... L'età. Nel senso che effettivamente alcuni soggetti sono di più o di meno, il genere, maschile o femminile, sono tutte delle condizioni che in qualche modo dicono se uno deve lavarsi di più o di meno. Ecco, poi, i nostri ragazzi adolescenti, diciamo, continuate a farvi per questo, ecco, gli odori che non sono su tutti, ecco,
uguale in tutte le età. E quindi tutto questo naturalmente condiziona quello che è la scelta di fare la doccia piuttosto che il bagno, farlo una volta al giorno piuttosto che una volta a settimana. Insomma, non esiste una regola, no, valida per tutti. Io prima vedevo una foto di una persona che si lavava le mani, no? E prima, introducendo questo tema, ho detto che appunto sulla vicenda delle mani... Una quasi cordelleria. Ecco, sulle mani invece, la necessità di lavarsele spesso, soprattutto quando si esce... lì sì, o le infezioni. Allora, guardi, in genere i dermatologi non sono quelli che spingono a lavarsi frequentemente. È la stessa cosa di lavarsi le mani. Molti soggetti presentano delle dermatiti irritative delle mani per un uso eccessivo sia dell'acqua che di saponi. Se io effettivamente non vengo a contatto con sostanze che in qualche modo possono provocare un'alterazione del quadro del film idrolipidico, se non vengo a contatto con sostanze che in qualche modo possono alterare quello che è la normale barriera cutanea, diciamolo, non c'è necessità. In giro ci sono anche molti detergenti che sono troppo aggressivi, che cioè, la schiuma non significa pulizia, anzi. No, la schiuma non significa pulizia. La schiuma non significa pulizia, ma non è tanto se un detergente è più o meno schiumogeno che possiamo dire che irrita di più o di meno. In genere la schiuma è data per dare una maggiore sensazione al soggetto che lo utilizza di sentirsi più pulito, di sentirsi che si sta lavando veramente. Lucia, come la mettiamo? Già l'occhio brilla. Come la mettiamo con questi saponi troppo aggressivi? Io provo a incoraggiare un pochino il sì, quindi sì, laviamoci di meno e soprattutto con cose più naturali. Parliamo di detergenti. L'aggressività è il fattore predominante in questi detergenti. Innanzitutto, questa mattina ero a scuola con 100 bambini, ho fatto questa domanda: ma secondo voi un detergente per il corpo, uno shampoo che ha dentro lo scarto del petrolio, quindi la raffinazione del petrolio come tensioattivo, ha il silicone dentro, i profumi di sintesi, dobbiamo fare la conservanti, che cosa succede? Non è già un rifiuto nel momento in cui lo metto, no? I lo metto addosso. E i bambini hanno detto: questa è stata l'espressione del bambino. Oh no, non dobbiamo più lavarci con questi detergenti. Il futuro sono loro, Loro non vorrebbero mai lavarsi, per cui adesso riempirsi di queste sostanze anche aggressive e poi usare idratanti, creme idratanti. Io leggo anche sempre i giornali, anche di donne naturalmente. Creme idratanti, questo di basterebbe l'olio, cioè, l'olio d'oliva. È una perfetta pellicola che ti preserva da ogni male e da ogni infezione. Idratarsi, perché perché devo dire al professore, professore, no, mi spiace, Lucia, mi a questo campo. Punto facciamo, insomma, diamo delle indicazioni concrete, perché tu sei autrice di diversi libri, ma l'ultimo proprio è assai pertinente. Quello. Cambio pelle in 7 passi. Allora, partiamo dallo shampoo. Con cosa lo sostituiamo? I nonni che cosa utilizzavano per lo shampoo? Utilizzavano un sapone di Marsiglia. Quindi io mi lavo al mattino e ho i capelli normali. Il sapone di Marsiglia. Una saponetta di sapone di Marsiglia sotto la doccia lo uso per lavarmi i capelli, ma la parte saponifica che scende io la utilizzo anche per il corpo. Quindi utilizzo una piccolissima percentuale, tant'è vero che a me un sapone che pago circa 2 euro in due ci dura 3 mesi, quindi 50 centesimi. Quindi tu i capelli te li lavi col sapone di Marsiglia? Mi lavo i capelli, mi lavo le mani, mi lavo il corpo. In realtà io utilizzo tantissimo anche un ingrediente molto particolare, che sono le farine. Infatti la farina d'avena è il tuo cavallo di battaglia. Sì. Come funziona con la farina? Allora, io al mattino, invece di utilizzare un sapone, proprio perché il sapone, anche se di Marsiglia, in parte leva un pochino il film protettivo della pelle e ci vogliono circa 20 minuti. Quindi noi più ci laviamo, più mettiamo la pelle alla mercé delle possibili irritazioni. Quindi io utilizzo un ingrediente che ha un effetto saponificatrice come quello della farina. Che faccio? Farina d'avena in una mano, un pochino d'acqua nell'altra mano, massaggio le mani, mi massaggio il viso e mi lavo il viso. Perfetto, professore, questo va benissimo, perché poi la farina d'avena, cioè l'avena viene consigliata per i bambini, sì, no? Sì, perché è un'attività anche di tipo idratante. Però il problema è che effettivamente un soggetto che abita a Roma, a Milano, un'altra città, uscendo naturalmente sulle pelle si depositano tante di quelle scorie, tante di quelle sostanze che sono delle sostanze sono sostanze grasse. E quindi l'avena non basta? Non basta, perché che cos'è? Perché il sapone che cos'è? Il sapone è quello che ha una doppia polarità, una polarità con un lato si lega all'acqua, con l'altro si lega al sebo, al grasso. Quindi poi passando l'acqua questo praticamente viene espulso, viene mandato via dalla cute. E questa è la caratteristica di un sapone.
poi un sapone può avere diversi tipi di caratteristiche che può essere utilizzato secondo i tipi di pelle, ma più che altro i saponi particolari devono essere utilizzati non da tutti i soggetti, perché un soggetto normale può utilizzare un sapone che si vende normalmente che c'è normalmente in commercio, e quelli che presentano delle caratteristiche della malattia della pelle che necessitano degli aspetti particolari di sapone. Lucia. È su questo che a cui il dermatologo si pone in particolare, proprio perché un soggetto che, se noi consideriamo un soggetto un bambino o un adulto con una dermatite atopica, e i soggetti e le famiglie che hanno all'interno della famiglia un soggetto con dermatite atopica sanno perfettamente di cosa sto parlando, è normale, è necessario che questi utilizzi dei prodotti specifici. Un soggetto normale può utilizzare c'è un problema, diciamo, una patologia, c'è una patologia che deve affrontata maniera. In determinato sulla modo. Sulla vena mi sa che non comincerà la cuffata. Sulla no, vena. Anche quando veniamo dalla passeggiata in città, io utilizzo questo e non credo di avere una pelle particolarmente grassa. Comunque in generale io sono per la prevenzione. Ovvero è vero che il sapone commerciale, tendenzialmente se uno non ha problemi, non dà problemi. Però uno è inquinante perché contiene tutti questi ingredienti, a volte anche sbiancanti ottici, eccetera. Due, utilizzo un prodotto comprato in una piccola erboristeria, in una piccola filiera fatta semplicemente con olio d'oliva, soda caustica, acqua, quindi sono più tranquilla sugli ingredienti e nel dubbio scelgo quello, ma in questo modo io proteggo a lungo andare la pelle e creo delle alternative. Un'altra alternativa molto divertente che posso consigliare è una cosa che io utilizzo una volta o due a settimana. Io una volta o due a settimana mi lavo i capelli a secco, senza acqua, quindi non spreco acqua, con la farina di ceci. Quindi semplicemente metto una manciatina di farina di ceci sui capelli, me li spazzolo, 10 secondi di posa, mi spazzolo i capelli sono perfetti. Pratesi, le è mai capitato di fare autoproduzione di questo genere? Di utilizzare sostanze come quelle? Sono molto più rudimentale. Non vado... Però io mi faccio la barba con un sapone che mi hanno regalato in un paese islamico. Uso col pennello da barba di un tasso, poverino, ma insomma, quello sì, uno solo. E poi non metto mai dopo barba queste creme, nulla. E quando apri questi giornali, ecco tutte quali creme dopo barba, deodoranti, nulla. Deodoranti! Su questo Lucia, qua c'è anche un altro pezzo di incendio. Uno pensa deodorante, se tu fai metropolitana, sentirai che puzza. Non è, le vere puzze sono quelle di deodoranti dopo barba. Sono d'accordo. Sì, perché in realtà il deodorante commerciale contiene questo ingrediente che è il cloridato d'alluminio, che in realtà tende a bloccare il sudore. Peraltro in Francia è consigliato lo 0, qualcosa per cento, in Italia fino al 25%. E sono può creare... antitraspiranti più che deodoranti sì, che contengono... Sì, ma in realtà... Le... Di per sé, è difficile che lo contiene. In realtà ho fatto anche un'indagine in farmacia e più o meno purtroppo ce n'è tanto. In realtà cosa utilizzo? Utilizzo qualcosa che fa traspirare con naturalità la pelle, ovvero del bicarbonato di sodio, della farina, quindi ritorniamo alla farina d'avena, e un olio essenziale dell'albero del tè, che è il tea tree oil. E in quel caso sono profumate in modo naturale. Io approfitto per farle dire un'altra cosa, perché non so cosa pensate sull'argomento, ma Lucia mi ha fatto buttar via tantissimi dentifrici, perché anche lì c'è un ingrediente che non dovrebbe esserci, che è il triclosan. Adesso non c'è neanche più il è stato eliminato è stato eliminato, però ad esempio i microgranuli, però fino a poco fa, cioè, per poco tempo fa i microgranuli, noi pensiamo che in un dentifricio oggi facevo io ritorno al bambino, però tiro fuori dal dentifricio questa pasta blu e loro capiscono subito che è molto simile al silicone che si usa per la casa. Dentro che cosa ci sono? I microgranuli. Che sono i microgranuli? È lo stesso materiale del tappo della bottiglietta, il PET. Quindi in realtà all'interno del dentifricio spesso c'è più plastica che all'esterno. Massimiliano, e quindi, sto cadendo in depressione. No, perché ci sono le alternative naturali. Gli indiani ti dicono... Professore, stiamo esagerando o insomma... Sì, nel senso che... Allora, quello che in commercio attualmente, nella gran parte dei casi, sia adesso presente in farmacia piuttosto che nei supermercati, sono dei prodotti che sono dei prodotti sicuri. Quello sono tutti prodotti che vengono fabbricati, vengono costruiti in base a delle norme che sono le norme europee. E quindi hanno il problema può esistere su dei prodotti che vengono, io ho fatto degli studi precedentemente, ma sui prodotti che vengono importati illegalmente, lì ci possono essere dei problemi. Su quelli che vengono comprati sui mercatini dove non c'è un controllo,
di quello con cui sono veramente costituiti. Esiste una direttiva, che è la direttiva europea sui cosmetici, dove sono listati tutti i prodotti che possono essere utilizzati, in particolare tutti i prodotti che invece non possono essere utilizzati, a cominciare dai prodotti contenuti nei deodoranti e i profumi. E quindi il prodotto che si vende, quindi in genere io sono meno allarmista, per cui effettivamente quello che bisogna dare, il messaggio che bisogna dare a chi ci ascolta è che non c'è un problema di tossicità di queste sostanze che noi normalmente utilizziamo, che poi in alcuni soggetti possono dare dei problemi, questo è altrettanto vero. È vero che i soggetti possono avere delle reazioni, noi possiamo avere dermatiti da contatto da profumi, possiamo avere dermatiti da contatto da conservanti, possiamo avere diversi tipi di dermatiti da contatto, sia esso di natura allergica che protettiva. I prodotti in commercio sono testati, esatto. Questo è un po' il senso del suo intervento. Senta, tornando alle docce o ai bagni, acqua fredda o acqua calda? Perché questo... No, questo è soltanto da quello che l'individuo gli piace di più. La insomma, pelle reagisce uguale. La pelle reagisce uguale. Naturalmente, se uno fa una doccia con una che scotta, lo scotta, ma però normalmente non ci sono differenze. Dipende soltanto dall'aspetto individuale, da quello che io preferisco. Insomma, acqua fredda, acqua calda, cioè, l'importante è utilizziamolo di meno, per tutte le ragioni che ci siamo detta. Naturalmente? Ecco, nel senso, se io mi lavo più volte e mi lavo con un detergente che ha un pH molto basso, un pH molto alto, è normale che irrito la pelle, è normale, come diceva prima, che il film idrolipidico viene alterato, un'alterazione del film idrolipidico che cosa permette? Permette che le sostanze che si trovano nell'ambiente penetrano più facilmente. Quindi stiamo attenti anche al pH, comunque diciamo cerchiamo di non sprecare l'acqua, e poi c'è un certo gusto nell'autoproduzione, non utilizzare prodotti naturali, che insomma secondo me vale la pena di sperimentare. Grazie ai nostri ospiti. No, prima di ringraziarli, io ho una domanda finale per Fratesi. Allora facciamola. Io ho una domanda finale per Fratesi. A che fare con l'acqua, però ce l'ho già detto, poco fa. No, io voglio capire questo, ripetiamolo ancora una volta, perché secondo me, al di là di tutti i discorsi, questo è il tema fondamentale, la tutela dell'ambiente, che passa anche per la mancanza di spreco di acqua, no? Ad esempio i nostri figli, quando si lavano i denti, lasciano sempre l'acqua aperta. Bravo. Chiudiamo il rubinetto. Diamo un po' di consigli, di Fratesi, di sensibilizzazione. L'acqua è preziosa, un bene irriproducibile. E continuiamo a sprecarla in maniera pazzesca, non solamente consumandola, ma anche inquinandola, che significa perderla. Ricordiamoci che il lago di Bracciano, dove arriva molta parte dell'acqua che noi beviamo, è un lago che sta poco a poco asciugandosi per questo consumo continuo. Io faccio la doccia tutti i giorni, se no mi sento sporco. Se tu sei sporco se ti lavi tanto. Smettiamo di consumare 250 litri al giorno, perché sono troppi. Grazie ai nostri ospiti, grazie davvero. Che bel tema. Bello. Bene comune. E adesso però, a proposito di bene comune, torna l'albero. Con quale protagonista? Parleremo. È una storia molto semplice, come tutte le storie semplici, è anche una storia davvero speciale, parte da un incontro. A tra poco, ci troviamo qui.